Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz. Che vi ricorda, come sempre, di iscrivervi a questo canale, di lasciare un mi piace per sostenere il video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio, e lasciate anche un commento dove mi chiedete più nello specifico suggerimenti e consigli per i vostri ballottaggi. 12esima giornata che precede l'ultima sosta di questo 2021 per le nazionali, 12esima giornata che viene dopo la settimana europea, quindi fate attenzione al possibile turnover delle squadre impegnate nelle coppe europee, ma che parte di venerdì, e quindi vuol dire che le formazioni le dobbiamo fare prima. Quindi tripla attenzione per questa 12esima giornata. Come detto, si parte di venerdì sera con Empoli-Genoa. L'Empoli che viene dalla vittoria esterna, Genoa che sta iniziando un poco a ballare, viene dallo 0-0 in casa con il Venezia. È una sfida equilibrata. Quando sono sfide equilibrate tra due squadre più o meno dello stesso livello, sono schierabili i giocatori e dalla parte e dall'altra. Sui portieri è la sfida del venerdì. Di magari mettere il portiere ci toglie un bellissimo pensiero. Non mi aspetto tantissimi gol, visto, ma più per il Genoa che ha un'ottima difesa, l'Empoli ha una difesa un po' ballerina. Sì, dipende da quelle che sono le vostre alternative. Se doveste avere, non lo so, Handanovic o il portiere della Fiorentina, magari si potrebbe schierare Sirigu. Vicario comunque gioca in casa, dipende da quelle che sono sempre le vostre alternative. Difensori e centrocampisti mi piacciono poco per quanto riguarda l'Empoli. Di Francesco e Pinamonti si possono schierare in questa partita. Stesso discorso per il Genoa, che offre qualcosina in più. Cambiaso, Criscito che rigorista, fatto male destro, occasione per Caicedo, speriamo possa segnare questo ragazzo. Andiamo a Spezia Torino. Torino ormai rampa di lancio, mi piace tantissimo questo Torino, anche se ha delle assenze importanti. Brecalo su tutte e Pobega. Portiere Milinkovic-Savic sicuramente lo si può schierare, il Torino ha un'ottima difesa, si possono schierare e i difensori, centrocampisti, eccezione fatta forse per la linea mediana. Praet, ragazzi, questo è un bel centrocampista, sta andando in forma e Belotti sembrerebbe essere ritornato. Per quanto riguarda lo Spezia, evitare il portiere, evitare i difensori, anche i centrocampisti. Forse l'unico schierabile è Nzola perché è rigorista. Andiamo alla sfida, una delle belle sfide di questa 12esima giornata, ovvero Juve-Fiorentina. La Juve è rinfrancata dalla Champions League, Dybala ha offerto un'ottima prestazione, potrebbe fare un po' di turnover. Allegri ha bisogno dei tre punti, viene da due sconfitte consecutive alla Juve. Per quanto riguarda la Fiorentina, evitare sicuramente il portiere, anche i difensori, forse Milenkovic, che è quello che ha... la media un po' più alta, eviterei anche i centrocampisti. In attacco Vlahovic si mette. Per quanto riguarda la Juve, eviterei un po' tutti i giocatori, non stanno attraversando un grandissimo momento. Szczęsny, la difesa della Juve non è, diciamo, proprio il top, però comunque ragazzi è sempre il portiere della Juve e gioca in casa e ha bisogno di punti. Ovviamente escono dalle mie dal mio non schierare nessuno della Juve Locatelli, Cuadrado, Chiesa e Dybala, che sono quelli là che stanno un po' portando la barca, diciamo, avanti. Cagliari-Atalanta. L'Atalanta viene da una buona prova in Champions League, ottima vittoria domenica scorsa, andrà a Cagliari secondo me per prendersi tre punti e ha belle possibilità di vittoria. Schiererei sicuramente il portiere, un po' di turnover lo farà Gasperini, ma più dalla tre quarti in su. In difesa e centrocampo agli uomini contati dovrebbe ritornare Jim City, che vabbè, l'Atalanta ragazzi, io schiererei tutti i giocatori compreso quelli che stanno un po' in ballottaggio, tipo Muriel che va ritrovato, il ragazzo, ma lui fa sempre così, sarà un po' in sovrappeso, un po' fuori forma, ma il tempo che recupera secondo me sarà un grande 2022 per Muriel, o almeno lo speriamo. Per quanto riguarda il Cagliari, eviterei sicuramente il portiere, i difensori e i centrocampisti. In attacco non giocherà Keita, l'unico buono del Cagliari è João Pedro, anche perché il rigorista e va messo. Venezia-Roma, Venezia squadra che
alterna ottime prestazioni a prestazioni un po' così e così, gioca in casa contro la Roma che vedo favorito. Io l'unico giocatore che vi consiglierei in questa partita del Venezia è Aramu, se lo avete a centrocampo. Per quanto riguarda la Roma, sarà impegnata oggi nella Conference League, a parte qualche infortunato, vediamo cosa ne esce, però schierabili tutti i giocatori della Roma. Bella sfida è Sampdoria a Bologna, qui qualche golletto io me lo aspetto, quindi occhio occhio ai portieri. Ha trovato la quadra con questo suo 3-4-2-1 Mihajlovic con il suo Bologna, schierabili un po' tutti i giocatori del Bologna, fare soltanto attenzione ai difensori e alla coppia centrale di centrocampo, ovvero Dominguez, che prende un po' troppi gol. Per quanto riguarda la Sampdoria, è un po' alla deriva. D'Aversa veramente, se non fa punti in questa partita, è facile che non mangerà il panettone. Sicuramente i giocatori più di qualità della Sampdoria, ovvero Candreva, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, questi qua si possono schierare. A centrocampo Zorzby è quello che ha un po' il vizietto del gol, per il resto fate veramente attenzione. Udinese Sassuolo, altra bella sfida equilibrata, qui non mi aspetto tantissimi gol, quindi schierabile un po' entrambi i portieri. Sicuramente Silvestri che gioca in casa, il Sassuolo anche qui vince a Torino con la Juve, poi perde in casa con l'Empoli. Mancherà Lopez, che è stato un giocatore determinante in queste ultime giornate. Sassuolo mi aspetto qualche cosina, mi aspetto soprattutto qualcosa da Raspadori, che purtroppo ragazzi è un po' fuori forma, tra lui e Scamacca eterno ballottaggio, però Scamacca, devo dire la verità, si sta comportando meglio di Raspadori, si deve un po' ritrovare questo ragazzo, però dalla tre quarti in su schierabili tutti i giocatori del Sassuolo, perché sono giocatori che potrebbero, ognuno di loro potrebbe portare bonus e gol e assist. Discorso un po' diverso per quanto riguarda l'Udinese. I difensori del Sassuolo non stanno attraversando un buon momento, non hanno una grande media, compreso Ferrari, invece quelli dell'Udinese comunque il 6 lo portano sempre a casa, quindi qualcuno di loro lo si può sicuramente schierare. A centrocampo Pereira si mette, perché ragazzi è il rigorista, così come Beto, potrebbe essere lui la vera sorpresa di questo campionato, per chi ci ha creduto. Io ci ho creduto, ce l'ho e lo metterò. Lazio Salernitana, anche la Lazio è impegnata in Europa League oggi. La Salernitana ha fatto una buona prova contro il Napoli, ma questa è la sfida tra le proprietà di Lotito. Io credo, vabbè, la Sedana a me non piace proprio quest'anno, offre pochissimo per il fantacalcio, quindi evitiamo un po' tutti i giocatori della Salernitana. Per quanto riguarda la Lazio, speriamo in un clean sheet di Reina in casa contro la Salernitana, e poi schieriamoli un po' tutti i giocatori della Lazio, sperando in una bella goleata e in una pioggia di gol in questa giornata. Napoli-Verona, occhio a questa sfida. Ricordiamo che l'anno scorso il Verona venne a pareggiare a Napoli, Napoli non andò in Champions League, è una delle squadre più in forma. Non sarà una partita semplice per il Napoli, è vero che il Verona nelle ultime giornate ha quasi sempre segnato, quasi sempre le partite dove c'era il Verona terminavano con un over. È vero che Ospina ha fatto tanti clean sheet in questa stagione, gioca in casa contro il Verona, non dico che non subirà gol, però comunque anche se dovesse subire gol contro il Verona non credo possa subire più di 1-2 gol, quindi sicuramente Ospina lo si può mettere. Montipo comunque gioca in trasferta, dubbio se riuscirà a recuperare Osimhen, qui dipende dalle alternative per quanto riguarda Montipo. Comunque non mettere mai il portiere in trasferta a Napoli. Qualche giocatore del Verona sicuramente io lo schiererei, sicuro non i difensori ma gli esterni, Faraoni, Lazovic, Barak, questi qua sicuramente li metterei, così come Giovanni Simeone. Ragazzi, 6 gol in 2 partite, lo si mette anche a Napoli. Per quanto riguarda il Napoli, mancherà Koulibaly, non si sa se recupera Manolas o se giocherà Juan Jesus. Per il resto schierabili un po' tutti i giocatori del Napoli, se ci avete Petagna evitate, il ragazzo non è in forma. Chiude questa 12esima giornata di sera forse il derby più bello d'Italia, ovvero Milan-Inter. Qui è l'ultima partita
della 12ª giornata, quindi occhio ai portieri, è brutto aspettare il portiere all'ultima partita, però se ci avete solo loro o avete alternative non valide, schierate, perché comunque sono portieri di grandi squadre. È vero, mi aspetto qualche gol in questo derby, però non credo terminerà in goleata. Fate attenzione perché i derby si giocano sempre ad alta densità, quindi giocatori come Tonali, Barella, Brozovic, giocatori, beh, Barella si mette a prescindere, che è uno che porta, è quello che ha fatto più assist e segna pure, però tipo Brozovic, così, c'è il rischio cartellino, c'è, però ci sono due grandi squadre, ogni giocatore di queste squadre qua l'avete pagato un botto e le avete comprati per schierarli, e si schierano, in teoria non dovrebbero andare mai mai in ballottaggio. L'unico che forse potrebbe andare in ballottaggio è Balloture, perché se Hernandez non giocherà, se l'avete preso per sostituire Hernandez, qui un pensierino fatecelo, perché comunque il derby è una sfida importante e il ragazzo potrebbe un po' subirne l'emozione. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e di lasciare un commento dove mi chiedete consigli per i vostri ballottaggi. Ciao ragazzi!